Bonjour, je suis Chris Burns. Ben trovati a The Network. Tra poco ci metteremo in collegamento con i veri protagonisti dell'attualità per arrivare al cuore di uno scottante problema. I nostri ospiti avranno al massimo 25 secondi per rispondere, ma prima spazio alle immagini. Il massacro avvenuto in una scuola ebraica di Tolosa ha sconvolto l'Europa e investito la campagna presidenziale francese, rilanciando il dibattito sull'estremismo religioso. Alcuni vedono nel giovane musulmano scivolato nella violenza un sintomo dell'intolleranza e dell'esclusione in Europa, altri accusano i capi religiosi radicali. Ancora oggi, gli inquirenti non legano Mohamed Merah, il francese di origine algerine, a una rete terroristica, come invece affermava lui. L'estremismo violento in Europa è un altro discorso. Come affrontarlo è un dilemma per i governi europei che ammettono il fallimento delle politiche multiculturali. È anche un problema per i paesi dei Balcani candidati a entrare nell'Unione Europea, avendo il denaro proveniente da alcuni paesi musulmani rafforzato gli elementi più radicali. Mentre l'estremismo religioso in Europa si concentra sull'Islam, il recente massacro compiuto in Norvegia da un sedicente estremista cristiano costringe i governi a confrontarsi con la violenza di gruppi diversi. Gruppi che alimentano il timore di un'escalation di terrore e scontri etnici nel futuro. In collegamento con noi per questa puntata di The Network dal Parlamento Europeo, Sophie Intveld, vicepresidente della Commissione parlamentare delle libertà civili, giustizia e affari interni. Sempre dall'Europarlamento, Hamed Bouzian, direttore dell'organizzazione Islamic Relief Belgium, attiva a livello nazionale e internazionale. E da Anversa, Philippe de Winter, membro del Parlamento fiammingo del Partito Interesse Fiammingo. Grazie per essere con noi su The Network. Ho una domanda per voi tre. Inizio da Sophie. Qual è l'impatto degli attentati di Tolosa? Divideranno ulteriormente gli europei o gli sforzi di riconciliazione possono intensificarsi? Spero che si manterrà il sangue freddo. Fino ad ora le reazioni sono state molto mitigate, moderate. Dunque, credo che si condivida l'idea che non si tratta di divisione della popolazione, ma di qualche individuo estremista e violento, e che gli europei restano uniti. Ok, Ahmed? Condivido la stessa idea, non è una condizione generale, condivisa dalla maggioranza, dunque spero che l'Europa continuerà nel processo di riconciliazione, di ricostruzione, perché qualcosa di superato non è essenziale. Philippe, lei crede che vada tutto bene? La riconciliazione la vorrei, ma gli europei lo sanno già. Penso che i leader europei debbano rendersi conto che la società multiculturale è fallita. E che l'Islam non è una religione di pace, di solidarietà, ma un'ideologia di guerra, di violenza contro i non credenti. Che cosa ci serve? Abbiamo bisogno di meno Islam. Ahmed, cosa risponde? Non rispondo, parlo solo a nome di un'organizzazione che è musulmana, che è nata in Europa, che è rappresentata in 45 paesi del mondo e fa un lavoro formidabile. Ha potuto raggiungere il top a livello europeo, è partner della Commissione europea, della FAO su scala internazionale, dunque questo sono i musulmani. Sì, ma rispondendo a quello che ha detto Philippe, okay. Da quel punto di vista l'Islam, Islamic Relief, è un'organizzazione modello in Europa che è riuscita nel suo percorso e che è presente. Sophie, in che misura la violenza è conseguenza di esclusione e discriminazione? Come l'Europa può combattere l'esclusione? Credo sia responsabilità degli eletti e dei politici quella di creare un clima in cui tutti si sentano inclusi. Il signor De Winter si sbaglia quando dice che la società multiculturale è fallita. La società multiculturale esiste e l'estremismo violento non è monopolio né di una religione, né di un'altra, né di un'ideologia politica. È contro l'estremismo che bisogna combattere e non contro una religione o un'altra. Le leggi contro il velo mettono i musulmani nati qui in una condizione di marginalizzazione e ghettizzazione o servono a proteggere i diritti delle donne? Philippe.
Queste leggi contro il velo sono leggi simboliche tipicamente europee perché proteggono le nostre libertà europee e l'uguaglianza tra i sessi, l'uguaglianza tra uomini e donne. È importante nella nostra cultura che si guardi ai valori europei che sono opposti a quelli islamici. Ahmed, cosa pensa lei delle leggi contro il velo? All'interno di Islamic Relief ci sono donne che lavorano. L'organizzazione conta circa 33.000 iscritti a livello europeo. All'interno ci sono donne col velo, altre senza. Ci comprendiamo molto bene. Ci sono musulmani e non musulmani all'interno dell'organizzazione. Ci capiamo perché ci basiamo sulle competenze delle persone e non sulla loro apparenza. Sophie, in che misura le comunità musulmane si ghettizzano da sole? In Germania si parla di società parallele. Come uscirne? Credo che ogni componente della nostra società abbia la responsabilità di far parte della comunità. Discriminazione, xenofobia, islamofobia esistono. Vorrei replicare le parole di De Winter. Trovo sia un femminismo opportunista perché se gli islamofobi lottassero per i diritti delle donne in generale sarebbe molto più credibile. Philippe, cosa risponde? Constato comunque che l'Islam vuole organizzare una sorta di apartheid. L'Islam è il freno principale all'integrazione. Bisogna sapere che l'Islam vuole organizzare una società parallela con una morale e dei valori completamente diversi. L'Islam non accetta l'uguaglianza tra uomo e donna, la libertà di espressione, la democrazia. Sono gli europei che si stanno integrando nella società islamica, nelle grandi città e nei quartieri islamici delle grandi città. Ahmed, vorrei chiederle perché si tratta un po' di questo. Il partito interesse fiammingo di Philippe ha aperto un sito web sui presunti crimini degli immigrati, come il partito di Geert Wilders nei Paesi Bassi. Alcuni critici dicono che riporta alla mente il nazismo e lo stalinismo. Qual è la sua reazione? Penso che se non si smette di credere che le proprie convinzioni sono la verità assoluta, non si può andare molto lontano, né a livello europeo né a livello mondiale. Alla base c'è l'ignoranza dell'altro, si lascia spazio ai pregiudizi. Giudizi così, senza prove, senza niente. Vengono meno le basi per costruire. Philippe, come difende questo sito internet? È molto criticato. È un sito di informazione dove le persone possono aggiornarci sui problemi presenti nella società multiculturale. Anche l'immigrazione è un problema importante nella nostra società. E quindi siamo interessati a situazioni che vanno dalle frodi alla previdenza sociale. Ma alcuni dicono che sia nazista. Il y a des gens qui disent que c'est nazi. Ma no, quando ti chiamano nazista ti stanno dando del razzista e questo significa non parlare più, niente più discussioni, niente più dibattiti. Sophie, c'è un senso di frustrazione, è per questo che esiste questo sito. Secondo lei come combattere la criminalità? La gente è frustrata per altre ragioni e le persone come il signor De Winter e il signor Wilders nei Paesi Bassi cercano un capro espiatorio. Se non sono i musulmani, sono i greci o i polacchi, c'è sempre qualcuno. Anziché occuparsi dei veri problemi della gente, che è preoccupata per il lavoro, la situazione finanziaria, c'è la crisi economica, quale sarà il futuro dei nostri figli, dell'educazione? Questi sono i veri problemi della gente. Grazie a Sophie e grazie a tutti voi. È la fine di questa trasmissione. Vorrei ringraziare i nostri invitati, Sophie Invelt, Ahmed Bouzian e Philippe De Winter. Merci di restare connecté sur The Network.